Io mi presento, sono Lorenzo Mancini, lavoro in Develer e diciamo, mi occupo di sviluppo QT più o meno dal 2004, da quando è cominciato questo grosso sviluppo in Develer, che appunto all'epoca utilizzava QT 3.3, scusate. Dunque, oggi ci teniamo compagnia per un bel po', quindi io spero di non annoiarvi e la mia idea è presentarvi una trattazione che forse sarà troppo superficiale, troppo teorica, vediamo un attimo, di come è possibile debuggare e profilare applicazioni QT. Il focus di questa presentazione, diciamo, non è QML, sono applicazioni QT, embedded o desktop. Allora, il mio piano per quest'ora è più o meno quello che vedete a video. Ovvero vorrei presentarvi prima una serie di utilità che sono messe già a disposizione dentro QT, quindi senza aiuto di tool esterni, e sono più o meno usabili dal giorno zero in qualunque applicazione QT voi stiate lavorando. Vi presenterò poi un paio di tool che sono generici e che potete quindi usare anche con applicazioni non QT, che tuttavia sono comunque interessanti anche nell'ottica di un debugging e profiling in contesto QT. E infine vi faccio vedere un tool che invece è specifico del dominio, ovvero un tool che conosce come sono fatte dentro le QT e trae vantaggio di questa conoscenza per presentarvi delle informazioni molto specifiche sulla vostra applicazione. E come ultima cosa, se il tempo ce lo permette, vorrei fare con voi una piccola sessione di profiling live, giusto per non lasciare tutto a livello di chiacchiera e poi non si riesce ad andare nel concreto. Questo è un po' il piano della giornata. Io chiaramente premetto sempre che il tool migliore per fare sia debugging e profile, in realtà voi ce l'avete nella vostra testa. Detto questo, i tool che vediamo ci possono semplicemente dare qualche fatto in più. Prova. Ci possono dare qualche dato in più su cui voi potete basare la vostra analisi. Sa di sì. Vediamo un po'. Prova un po'. Ok. No, dovrebbe essere a posto, riproviamo ora. Ok. Dobbiamo debuggare il microfono. Prova a tenerlo lontano così. Allora, intanto comincio con una domanda. Vorrei che tra di voi alzasse la mano chi non ha mai messo nel proprio programma una printf passo di qua. Ok, nessuno. E infatti vorrei cominciare proprio da qui, perché il debugging via printf, diciamo, è di fatto è il modo più immediato con cui noi riusciamo a capire cosa sta facendo la nostra applicazione in un dato momento. Ora c'è da dire che usare printf secco del C in contesto QT, diciamo, ha una serie di problemi. Ad esempio, io non so quanto ci leggete, un attimo. Ok, ad esempio, supponiamo di voler stampare una QString. Una QString sappiamo che è un oggetto. Per quanto semplice nel contesto delle QT, è comunque abbastanza complesso internamente. Sapete che permette di rappresentare stringhe Unicode, quindi è ben lontano dal tipo char pointer, che è il tipo di stringhe molto povero del C. Quindi diciamo una printf %s puntatore a QString, in questo caso non funzionerebbe. Quello che noi dovremmo fare è convertire il formato della QString a un formato ASCII, e questo ancora non basta perché QT mi torna questi dati sotto forma di un qubit array. A questo qubit array ho bisogno di un puntatore const, di un puntatore che diciamo posso passare alla mia printf, e solo a questo punto riesco a dare l'impasto alla printf del C. Quindi diciamo è un po' un giro.
Quello che si tende a fare è usare le facility di base di Qt per fare stampa di questo tipo di strutture, e un grosso aiuto ci viene dal sistema Qt Debug, che mette a disposizione questi oggetti particolari, questo è il Qt Debug, che capisce, quotando la documentazione di Qt, molti tipi C++ e alcuni tipi base di Qt. Qui nell'esempio vi ho fatto vedere che ad esempio è possibile stampare la rappresentazione di un Qrect, la rappresentazione di un Qpoint, poi sono supportati, ovviamente è supportato il Qstring e vari altri tipi base di Qt. L'idea è che per ciascuno di questi tipi supportati, attraverso questa sintassi che penso vi sarà familiare, c'è un metodo specializzato che sa come visualizzare quell'informazione. Quindi quello che succede è che ci apparirà a video una stringa rappresentativa scelta dal programmatore che rappresenta lo stato di quell'oggetto. Il Qdebug funziona anche con un Qobject Pointer, in quel caso chiaramente il funzionamento è più generico. Quello che Qdebug fa in questo caso è stamparvi il tipo dell'oggetto e eventualmente il nome ad esso associato tramite il sistema MetaObject. Quindi se lanciamo l'applicazione, qui non vedete molto, ok, vediamo se adesso funziona. Scusate, cerco di presentarvelo in maniera leggibile. Ok, così va un po' meglio. Ok, vedete, diciamo, la stampa della Qstring non è niente di particolare e per i tipi appunto supportati direttamente da Qdebug abbiamo una stampa rappresentativa dell'oggetto in questo momento. In questo caso è un Qrect con origine in 0,0 e questa è la larghezza e l'altezza del Qrect. Questa era la stampa tramite Qobject Pointer, chiaramente per forza di cose più generica, ma mostra il tipo e il nome. Ok, ora che abbiamo visto questa forma Qdebug, è utile sapere che Qt mette a disposizione altre quattro forme di questo tipo, altre tre forme di questo tipo. In totale sono Qdebug, Qwarning, Qcritical e Qfatal. Le implementazioni di Qdebug, Warning e Critical non sono molto diverse tra loro. In realtà si limitano a stampare in output quello che voi gli dite quello che voi gli passate come argomento. Però questo è il primo passo verso mettere della semantica nei vostri messaggi di errore, che sembra una sciocchezza, però vi permette di differenziare le reazioni del vostro programma a fronte degli stessi messaggi di errore che voi inserite per debuggare l'applicazione. Un primo esempio in questo senso è che usando Qwarning è possibile definire una variabile di ambiente di Qt. Questo lo possiamo fare qua, ad esempio. Ok. Vedete che questa è un'applicazione semplicissima che stampa queste due stringhe, una con un Qwarning e una con Qdebug. La cosa interessante è che io posso andare tra le mie variabili di ambiente, inserire la variabile QfatalWarnings, lanciare l'applicazione e quello che succede è che tutti i warning che avete inserito nel vostro sorgente sono interpretati come eventi fatal. Nel caso di un evento fatal viene semplicemente tirato un abort che il debugger può intercettare. Infatti, come vedete, lanciando il debugger su questa applicazione, il debugger si è fermato su Qwarning. Chiaramente questo a cosa serve? Serve perché
probabilmente alcune volte li volete solo vedere stampati a video. Altre volte, in fase di debug di una certa funzionalità, è molto interessante invece bloccare il debugger su quegli statement per vedere cosa è successo e cosa ha portato a quel warning. Questo, riallacciandomi a quello che dicevo prima, ovvero che questi handler qua sono il primo passo verso mettere della semantica nei vostri messaggi d'errore. E si può andare ancora oltre. Come già detto, QFatal tira fondamentalmente solleva un abort. Quello che a questo punto viene in mente di fare, adesso che io ho questi quattro gestori di errori, è che probabilmente se riuscissi a iniettare un mio gestore custom di questi eventi, diciamo, nella mia applicazione, potrei cominciare ad aggiungere delle gestioni personalizzate, ad esempio questo QFatal Warnings, boh, interessante, built in Qt, l'abbiamo visto, forse vogliamo fare qualcosa di più. Allora, la cosa interessante è che io posso definire all'interno della mia applicazione Qt, no scusate, non è corretto, non all'interno della mia applicazione Qt, in generale all'interno del mio programma, per usare questa funzionalità che vi faccio vedere non serve avere una Qcore application. Posso installare un gestore di questo tipo di messaggi a livello globale nel mio programma. È quello che faccio qua, vedete? Uso questa QInstall message handler, gli passo una funzione che deve avere una certa signature e che ad esempio potrebbe essere fatta così. Vedete che quello che succede è che qua io, scusate, ricevo il type del messaggio e questo type me lo passano i miei costrutti Qdebug, Qwarning, Qcritical, eccetera, e il messaggio che voglio stampare. Ora, in questo caso io faccio una cosa molto semplice, che banalmente è ristamparli a video, quindi non ci sto facendo niente di terribilmente interessante. Ah, scusate, tolgo la variabile di ambiente che ho messo prima. Altrimenti continua a fermarsi sui warning. Ok, in questo caso ho semplicemente aggiunto una forma tra quadre che può ricordare i file di debug, i file di log di Xorg, per decorare il messaggio che viene a video. Questa qui però probabilmente è il primo passo per costruirsi un buon file di log dell'applicazione. Questo probabilmente perché io sono comunque interessato a non a tappezzare, ma comunque a mettere in punti strategici del mio sorgente delle chiamate a Qdebug, Qwarning, eccetera. Con poco sforzo, aggiungendo questo handler qua, e aggiungendo ad esempio qua in test una chiamata a QDateTime, CurrentTime, o quello che volete, a costo zero io sto facendo un log di quello che sta facendo la mia applicazione, che è molto utile, diciamo, non solo nel caso facile, che è quello in cui voi debuggate l'applicazione sul vostro desktop, ma anche nel caso molto più comune che l'applicazione crasha da un cliente e bisogna capire cosa è successo. In questi casi il log, diciamo, è il passo zero per non partire proprio dal niente e non doversi affidare a segnalazioni telefoniche. E questo è un modo molto semplice di farlo. Ok, un'altra macro di Qt molto interessante in questo senso è Q underscore funkinfo. Vediamo cosa fa. Vedete che io in questo programma ho questa funzione che banalmente stampa il minimo tra i valori che gli ho passato, con la particolarità che questi valori, lo vedete, sono specificati con tipo template. Quindi quello che in realtà vado a fare è specializzare la mia funzione al momento della chiamata e passargli i valori. QFunkInfo, se io lo chiamo e lui torna appunto delle informazioni sulla funzione che sta girando in questo momento, la funzione all'interno del quale è chiamata la macro, vedete che stampa anche, diciamo, non solo la funzione chiamata, questo, diciamo, ci si può stare, ma anche il tipo di specializzazione tramite template. Quindi, diciamo, anche questo è un aiuto in più nel momento in cui vogliamo aggiungere informazioni di debug alla nostra applicazione. QFunkInfo, diciamo, va,
va oltre il banale guardo nel sorgente dove sono, stampo la linea e il numero. Fa di più perché capisce anche il concetto del template. Ok, andando avanti su questa falsariga, ovvero facility debug già incluse dentro la Qt che state usando, ci sono anche due funzioni interessanti che sono due metodi di QObject, dumpObjectInfo e dumpObjectTree. Queste cosa fanno? Fondamentalmente vi dicono qualcosa su come sono strutturati gli oggetti del vostro programma. Io ho fatto un programmino molto semplice qui. Qui abbiamo una ci vedete? Insomma. Qui abbiamo una Qcore application e diciamo quello che voglio fare è avviarla, quindi avviare il loop degli eventi della mia Qcore application tramite exec e ho bisogno per qualche ragione di un timer che me la chiuda dopo un numero di secondi. Questo tipicamente, vabbè, lo faccio con un Qtimer, metto single shot, sparo una volta sola, l'intervallo è a 2 secondi, lo avvio e poi faccio una connect del segnale timeout del timer con la quit dell'applicazione. A questo punto, in questa dumpObjectInfo, io che cosa vedo? Anche qui non si vede molto, scusate, faccio la stessa operazione di prima. Ok, quello che succede è che ObjectInfo stampa le informazioni di connessione tra i vostri QObject. In questo caso vedete che la Qcore application non, diciamo, emette ovviamente i suoi segnali al momento in cui deve emetterli, ma nessuno di questi è collegato a un receiver. Viceversa, il mio timer viene mostrato nella dumpObjectInfo dell'applicazione come segnale in ingresso. Segnale in ingresso a cosa è collegato? Al mio slot quit. Ancora una volta, questo vi serve per debug. Ad esempio, fossi andato in questa applicazione, mi dimenticavo di connettere il timer all'applicazione, l'applicazione non usciva, questo era un buon modo di vedere cosa accidenti stava succedendo. La cosa interessante è che questa rappresentazione qui mostra solo quello che effettivamente è connesso. Quindi, diciamo, vi permette di capire cosa sta succedendo. DumpObjectTree in questo caso non mostra niente di interessante. Se lo chiamate su un QObject che ha su un QWidget, ad esempio, che ha un certo numero di figli per visualizzarsi a video, dumpObjectTree vi stampa la gerarchia a partire dal QWidget argomento. E anche questo può essere utile. Dunque, approfitto per mettere un breakpoint e farvi vedere un attimo. Ah, scusate. Okay. Approfitto, dicevo, per farvi vedere l'integrazione tra Qt Creator in modalità debugger e GDB. Quello che vedete è il debugger che giustamente si è fermato sulla chiamata QObject Connect e tramite appunto, questa integrazione qui mi permette di parlare direttamente con il GDB che è attacciato al processo che sto debuggando. Quindi, banalmente, in questo momento io non ho ancora fatto la connect del segnale. Mi aspetto che dumpObjectInfo in questo momento non mi mostri l'informazione di connessione e lo vado a verificare, ad esempio chiamandolo. Posso chiamare a.dumpObjectInfo e vedete
che nel terminale dell'applicazione in questo momento non risultano connessi, non risulta connesso alcun segnale alla Hook Core Application. Dopo lo step, chiamo di nuovo direttamente qua alla, e questa volta mi viene stampata la connessione tra timer e applicazione. Qui diciamo, io non mi dilungo perché più o meno penso sappiate usare GDB. Vabbè, possiamo ottenere dei backtrace, non so quanto vedete dell'output di GDB che è confinato qua sopra, però diciamo stiamo parlando con l'istanza che è attacciata al processo. Possiamo stampare argc, eccetera, eccetera. È un'istanza di GDB vera e propria, ci possiamo parlare, diciamo. Ok. Piccola nota, queste due funzioni sono disponibili solo su versioni debug di Qt. Quindi attenzione, non basta compilare la vostra applicazione in modalità debug, ma Qt stessa deve essere compilata in modalità debug per avere accesso a questi due metodi. Se non avete Qt in modalità debug, queste due funzioni fondamentalmente non fanno niente. Cioè, non ho indagato, ma penso sia semplicemente una chiamata vuota. C'è del codice che non è compilato se non sei in modalità debug. Questo ha senso e lo ritroveremo spesso durante questa presentazione, questa particolarità. Cioè, gli strumenti, le facility di cui parliamo ora, alcune, e lo farò presente quando è il caso, sono disponibili solo in Qt in modalità debug. Poco male, perché uno volendo le ricompila con poco sforzo. Ok, fin qui domande? Sì. Allora, senti, nell'SD... Ecco, aspetta, nell'SDK, ora, non so se questo che dici, nell'SDK, se non sbaglio, non viene mai rilasciata una versione debug. Se... Ah, sì, sì, certo. Basta che linki al D. Sì? Sì, sì, sì. Questi dump object... Scusami? Sì, ok. Ah, ok. Ah, sì, sì, ok. Sì, sì. Allora sì. Sì, sì, sì. Basta usare la versione debug e c'hai tutta questa roba qua. Ok. Passiamo a un altro argomento che mi è molto caro. Sono le asserzioni. Allora, definiamo asserzione. Un'asserzione è un'espressione che in un dato punto del vostro sorgente deve essere sicuramente vera. Attenzione che non è sicuramente vera, ma deve esserlo. E se non lo è, c'è un problema grave nella vostra applicazione e bisogna abortire immediatamente. Perché diciamo è il momento di debuggarlo, non è che possiamo andare avanti e ignorare la cosa. Bisogna fermarsi e debuggare perché è successa una cosa molto strana se un'asserzione è violata. Io, in verità, queste cose mi farebbe piacere averle a livello di linguaggio proprio. Cioè vorrei che il C++ mi mettesse a disposizione uno statement, qualcosa del genere, per dire guarda, ora questo è un esempio semplicissimo, una funzione che divide int A e int B, a me piacerebbe poter dire guarda che int B non può essere 0, questo chiaramente non compilerà mai. Allora, un buon surrogato di questa cosa sono gli assert, sono le asserzioni. Qt mette a disposizione questa macro qua, qassert, dove come vedete possiamo scrivere una espressione, una qualunque espressione C++. Questa espressione viene valutata mentre il vostro programma sta girando, e se questa vale true, l'assert non fa niente, cioè si prosegue come se niente fosse. Se è falsa, viene sparato un abort e volendo lo potete prendere dal vostro debugger. Attenzione perché gli assert sono eseguiti solo in modalità debug, perché il senso è che non li volete valutare in modalità release. Cioè tipicamente un assert è anche una cosa che può essere pesante da valutare a runtime. E quindi diciamo, io non sono d'accordo con questa cosa, però è passata la, diciamo, ormai per tradizione, è passato che gli assert girano in debug ma non girano in release.
e diciamo ci si deve un po' stare a questa cosa. Dicevo appunto, QAssert è questa macro, ne esiste un'altra che è QAssert X, queste sono tutte cose specifiche di Qt, eh? Esiste quest'altra macro che prende comunque l'espressione da valutare e poi prende un parametro generico che è where, ovvero dove è scattato l'assert. Quindi possiamo mettere a frutto quello che abbiamo imparato prima, ovvero che esiste questo qfunkinfo che mi stampa informazioni sulla funzione dove è definita questa macro, e un what, cioè questo è il what è successo, che in questo caso è una divisione per zero. Vabbè. Esempio fine a se stesso, perché poi qualcuno potrebbe alzare la mano e dire sì, però se fai una divisione per zero e c'hai le FPE abilitate, comunque ti arriva l'eccezione FPE. Ok, diciamo, ai fini di presentare queste due macro, va anche bene fare il check su B diverso da zero. Cosa succede in questo caso? Non dovreste essere sorpresi. È rimasto un breakpoint. Ok. Troppo a basso livello. Eccoci qua. Siamo scattati sul QAssert X, quindi diciamo a questo punto l'idea è che si comincia a debuggare sul perché lì è arrivato un denominatore uguale a zero. Ok, a questo punto, ora che abbiamo visto cosa sono le asserzioni e a che cosa servono, vi faccio vedere un problema tipico che va evitato quando si usano gli assert. Io qua ho fatto un semplicissimo programmino, ve lo leggo, non è niente di che. Apro un file tmpdata.txt in scrittura, file a piacere diciamo, ci scrivo dentro hello world, lo chiudo. Boh, qua succedono un sacco di cose. Quello che mi interessa è che il file deve essere lì e io lo devo poter riaprire. Boh, ci ho messo dentro dei dati temporanei e lo voglio ritirare su. Quindi cosa faccio? Definisco un oggetto qfile. Asserisco, quindi metto un'asserzione che io lo devo poter aprire. E se non lo posso aprire vuol dire, ripeto, è successa una cosa gravissima, mi devo fermare perché c'è qualcosa da debuggare. Faccio un read all e poi stampa video il risultato. Allora, voi cosa vi aspettate che scriva questo programma? Diciamo, scrivo dentro al file hello world, me lo vado a rileggere, lo stampo, mi aspetterei hello world. Vediamo che succede. No, è successo qualcosa di strano. Viene una stringa vuota. Come mai? Idee? No, è un'altra cosa. Scusa? Esatto, perché siamo in release, è la cosa che ho detto prima, no? Cioè, gli assert secondo me sono una cosa assolutamente fantastica, perché vanno incontro, coprono quella che secondo me è una lacuna del linguaggio, cioè quella di non poter specificare restrizioni aggiuntive al runtime. Bisogna stare attenti perché appunto, vedete che qua in release, questo assert è stato cavato via, questa espressione, cioè fr.v è un'espressione e non è stata valutata perché siamo in release, e diciamo, la read all in realtà, ora c'è da dire, questo è un caso proprio brutto, perché ha questo comportamento particolare che se il file non è aperto torna un kubyte array vuoto. Infatti questo è un caso che ho cercato un po' con l'unicino, però diciamo, è indicativo perché uno vede questa stringa vuota qua, dice, boh, eppure ci ho anche messo un assert. Quindi come si fa in questo caso? In questo caso il modo corretto di scrivere questa asserzione è fare un bool return value fr open questa cosa qua, ok? E a questo punto posso fare un qassert su rv, cioè la open deve aver tornato un risultato positivo, positivo. E in questo caso ottengo la stringa hello world che stavo cercando anche prima. Ok, la morale è che, ripeto, è uno strumento fantastico,
nella storia è passata questa cosa che gli assert si eseguono solo in, solo in debug. E diciamo, quando uno lo sa ci sta attento. Poi, secondo me, sono una cosa fantastica da usare. Salva veramente tanto tempo. Ok? Allora, se vi torna tutto, passiamo alla prossima. Ok. Passiamo alla prossima parte della parte successiva della presentazione, dove vi faccio vedere un po' di variabili d'ambiente magiche. Diciamo, perché dico magiche? Perché in realtà fanno tutte cose molto interessanti. Il problema è che molte di esse non sono neanche documentate. Cioè, il modo ad oggi di ottenere una lista aggiornata di questi switch di debug, chiamiamoli, è, come ho scritto qua, fare un grep getenv. Getenv è la funzione per prendere una variabile dall'environment nel ramo sorgente di Qt. E alcune di queste, lo dirò quando serve, richiedono una Qt buildata in debug. Però, diciamo, faccio un po' una carrellata, ma sono tutti molto interessanti e secondo me vale la pena conoscerli. Allora, il primo è Qt underscore flashpaint. Fa una cosa semplice, ma allo stesso tempo che a volte è illuminante. Cioè, vi dipinge in giallo le parti del vostro widget di visualizzazione che stanno per essere ridisegnate dal sistema di disegno. Diciamo, penso si faccia molto prima a farvelo vedere. Allora, ad esempio, lo lancio sul QML Viewer, che ha questa sequenza di avvio interessante. Dunque, allora, TSDK. Ok, vedete che il QML Viewer, se io lo lancio senza uno script QML da visualizzare, fa vedere questa animazione qui. In dettaglio vedete che comincia a visualizzare questo rettangolo e poi appare una stellina lì sul quick. Vediamo che succede se gli passo questa Qt underscore flashpaint. E non succede assolutamente niente. Ah, sì, scusate. L'ho anche detto prima, devono essere compilati in debug. Ok. Allora, non so se si è capito cosa è successo, ma vedete che nella prima fase tutto lo schermo veniva marcato in giallo, quindi tutto veniva ridisegnato. Successivamente solo il rettangolo centrale, che è la scrittona Qt, e alla fine la stellina sopra il quick. Questo perché è utile? Perché ci permette di capire che questa applicazione si comporta nel modo giusto, ovvero sia all'interno della sua, questa è una Qgraphics in, marca come, diciamo, invalide le sole parti che effettivamente devono essere ridisegnate. E questo tipicamente vi salva la vita quando dovete debuggare performance sul disegno della vostra applicazione. Ad esempio, se io qua avessi lanciato questa applicazione e avessi visto sempre un rettangolo giallo, probabilmente c'era qualche problema, perché veniva riaggiornata ogni volta tutta la schermata, quando invece cambiavano solo una frazione ridotta dei pixel. Quindi lavoro su più pixel, perdo più tempo, probabilmente c'è del lavoro di ottimizzazione da fare. Questo è implementato con queste due funzioni dal nome pittoresco, che è flashpaint e show yellow thing, mostra la cosa gialla. E appunto, come detto, questo è disponibile solo nelle build di debug di Qt. In realtà io, diciamo, quando ho rivisto un attimo questa presentazione, ero assolutamente convinto che in Qt almeno 4.4 questa cosa ci fosse anche in release. E quindi penso che a un certo punto, diciamo, hanno deciso lato,
lato sviluppatore di Qt di spostarla solo in modalità debug. Non so perché effettivamente è molto utile, però diciamo, sappiate che se la volete usare, dovete usare una Qt buildata in debug. Ok, altro switch. Questo è utile per vedere cosa sta succedendo quando un'applicazione si tira su una serie di plugin. Plugin Qt stiamo parlando, quindi rispondente all'interfaccia di Qt, eccetera, eccetera. Vediamo un attimo come funziona. Usiamo sempre il QML Viewer come cavia. E quello che ci aspettiamo di vedere, uguale a 1, ragionevolmente sarà il QML Viewer che si tira su i plugin per visualizzare le immagini che, come sapete, in Qt possono essere portate appunto in plugin esterni. Quindi vai libdiff, libjpeg, vediamo che succede. Esatto, vedete che, ripeto, non so quanto riuscite a vedere. Ok. E lui piano piano si è tirato su tutti i plugin che gli servivano per visualizzare per il proprio motore interno. Ancora una volta, questo, come tutte le cose che vi sto facendo vedere in questa presentazione, è utile per capire cosa c'è che non va, se c'è qualcosa che non va. Quindi ad esempio l'errore tipico è che qua viene tirato su un plugin e ad esempio vi accorgete che il nome è quello giusto, il nome del file è quello giusto, ma lo pesca da un percorso sbagliato. Questo vi permette di capire cosa sta succedendo, da dove sta andando a cercarsi i plugin. È implementato dentro Qt Library, questo volendo ve lo andate a vedere nei sorgenti, e ci sono altri due flag specifici per Unix e Mac che sono LD Debug e sotto Mac DLD Print Libraries. Come cultura sono utili da sapere. Continuiamo con la nostra carrellata. Esiste anche Q di bus debug uguale a 1 che ci permette di intercettare il traffico di bus da e verso la nostra applicazione. Ora, per chi non conosce di bus, a dire il vero gli internal neanche io li conosco benissimo, ma fondamentalmente è un sistema per fare IPC, cioè comunicazione tra processi. Esistono dei canali sui quali l'applicazione si registra, esiste un canale privilegiato che è il canale di sistema e tipicamente non è, cioè senza una cosa del genere non è facilissimo da debuggare. Quello che succede abilitando questo flag qua, qdbus uguale a 1, cosa chiusiamo come cavia, khashgrind, che dovrebbe usare diverse chiamate di bus. Ecco qua. Qui chiaramente sta passando tutto. Quindi ad esempio qua riuscite a vedere il tipo di messaggi, riuscite a vedere chi ha mandato il messaggio, il tipo di servizio attraverso il quale è stato inviato, membri ed eventuali argomenti. E qua diciamo ancora una volta, non è il protocollo più banale da debuggare quando qualcosa non funziona correttamente, perché stiamo parlando di messaggi che vengono scambiati tra applicazioni, quindi il contesto di debug non è tutto all'interno del vostro codice, ma è un po' da una parte e un po' da un'altra. Qui quantomeno riuscite a stampare il canale e vedere che tipo di messaggi stanno passando. Un altro flag molto interessante è Qt Crash Output. Questo fa una cosa utilissima, che è salvare il backtrace quando vi arriva ad esempio un segmentation fault, che potete simulare ad esempio con un kill-11 su Unix, prende il backtrace e ve lo stampa sul file name che specificate per questo flag. Diciamo, questo perché è interessante? Perché riallacciandoci un po' a cosa si diceva prima, tipicamente quello che uno vorrebbe fare quando quando gli notificano un crash dell'applicazione, e non succede mai sulla macchina di sviluppo ma sempre dalla macchina dove l'applicazione è deployata, è avere idealmente il debugger acceso dove è scattato il segmentation fault, ma questo diciamo ci hanno provato vari pacchetti commerciali con alterne fortune. Però questo è un buon surrogato, perché già
mettere su un sistema che al crash dell'applicazione mi stampa un backtrace e poi boh, non so, me lo manda per posta per, in qualche modo, già è un modo, insieme al log che si diceva prima che abbiamo fatto con il message handler, di capire che accidente è successo che ha portato a quel segmentation fault. Poi ripeto, fixarlo è un'altra storia, però intanto uno sa da dove cominciare. Chiudo con l'ultimo switch, che è... Sì? No, funziona anche in release. Sì, sì, sì. Se no, sì, sono stato attento a scrivercelo. No, no, funziona anche in release. Però, grazie. Ok, l'ultimo debug switch, ve lo faccio vedere più che altro per cultura, è Qt WebKit Log. Sapete che WebKit è un componente enorme all'interno di Qt. C'era la battuta che quando è stato aggiunto alla codebase di Qt dentro third party, il tempo di compilazione di Qt è raddoppiato se volete compilare tutto quanto. E essendo un componente, diciamo, molto complesso, è interessante vedere che lato sviluppatori di Qt c'è stato interesse per usare questo sistema delle variabili di ambiente di debug per facilitare il debug di questo componente. La cosa particolare è che noi possiamo specificare una lista di canali, questi canali sono definiti all'interno di questo file logging.cpp, e in questo modo tipo riusciamo a vedere selettivamente, ad esempio, solo le informazioni sul posizionamento degli oggetti all'interno della web page, piuttosto che errori di esecuzione solo del JavaScript, piuttosto che altre cose ancora. L'idea è che visualizzando tutto insieme, ovviamente ci sarebbe molto molto rumore, perché appunto WebKit è complesso come sistema, e in questo modo si riesce bene o male a filtrare l'output di debug solo su quello che interessa. Per questo flag, per usare questa variabile di ambiente qua, in realtà è più difficile del solito, perché vi serve sia Qt compilato in debug che WebKit stesso compilato in debug. Tipicamente viene compilato in release, perché ci vogliono tipo, su macchine recenti, tipo 8 giga di RAM per 4 giga di RAM, scusate, per buildare WebKit in debug. Questo non ho verificato di persona, però leggendo i numeri sembrano questi. Domande? Tutto chiaro? Io l'idea è che sto cercando di darvi delle cose che potete usare anche domani nel vostro progetto, se usate uno di questi componenti qua. Diciamo, bisogna votarsi alla fatina delle idee per avere un... Sì, sì, succede assolutamente. Questo va debuggato con altri strumenti, diciamo, però sì. Se il problema scompare in debug... Scusa? Sì, tipo log, come si diceva prima. Però, cioè, secondo me, ora, questo si entra nelle opinioni personali, no? Però secondo me la, diciamo, buona parte del problema nel fixare un bug poi è riprodurlo, no? Quindi secondo me, se già ti riesci ad avere una macchina che in debug non manifesta il problema, che in release lo manifesta, io penso che strumentando un po' il codice, dicendo guarda, succede questo, succede quest'altro, poi riesci a beccare il code path diverso. Nessuno ha detto che è semplice, perché anzi sono i problemi più tosti questi. Dici, non dovrebbe cambiare niente, però fai lo switch a release e comincia a non funzionare. Che sono un po' gli stessi bug, quelli del GCC, che ci sono in -3 e scompaiono a -0. Sono più o meno su quella razza lì. E in qualche modo si fa, però cose specifiche direi di no. Allora, io detto questo, passerei alla prossima parte della presentazione, dove parliamo di, come dicevo prima, tool generici per fare debug e profile di applicazioni, che però si applicano anche e sono molto utili all'interno di un'applicazione Qt. Il tool che vi presento, cioè che vi presento, che tanto conoscete già tutti, però vi faccio vedere come è integrato anche in Qt Creator, è Valgrind. Valgrind ha questa cosa grandiosa che in realtà simula la vostra CPU che esegue l'applicazione di vostra scelta. Questo chiaramente ne limita la disponibilità al set di architetture che i programmatori supportano, che in questo caso sono x86 e ARM,
ARM io non ho mai provato, ma mi dicono che sui nuovi funziona molto bene, sui nuovi processori della serie ARM. E le piattaforme per adesso sono solo Linux e Mac. Ci sono degli sforzi in corso per portare Valgrind sotto Windows, anche qui, diciamo, va e non va, però le piattaforme sicure dove usarlo sono Linux e Mac. Valgrind, come si è detto, ha una struttura, ha una struttura come, scusate, vabbè, ha una struttura che simula la vostra CPU che esegue il codice, quindi è nel posto migliore possibile per capire cosa sta succedendo nella vostra applicazione che gira. È nella posizione migliore per capire dove state perdendo tempo, quanta memoria state allocando e perché. E per ciascuno di questi task esistono dei tool, si chiamano i Valgrind tool. Valgrind è una specie di framework e questi tool, di cui oggi io ve ne faccio vedere due, si integrano nella struttura, prendono le informazioni che servono da Valgrind, dal core di Valgrind, e le usano per fornirvi dei dati. Il primo che vediamo è Colgrind, che è fondamentalmente un profiler a livello di istruzioni, cioè guarda dove la vostra applicazione sta passando, quindi parte dai sorgenti, diciamo, parte dai file oggetto in realtà della vostra applicazione, scende a livello di Qt, scende a livello di sistema e guarda la strada che fate, memorizza questi percorsi e ve li salva in un file molto dettagliato che contiene più o meno tutte queste informazioni, che chiaramente sono illeggibili da una persona, e quindi diciamo serve un programma per razionalizzare questi risultati. Io vi faccio vedere, penso che Valgrind, diciamo, più o meno l'avete visto già tutti quanti, però magari vi siete persi l'integrazione con Qt Creator e questa è un'occasione di vederla, diciamo. Allora, vi faccio vedere Valgrind in esecuzione tramite Qt Creator su questo programmino che io mi porto dietro da 2 o 3 anni per queste presentazioni. Vi faccio vedere cos'è. Ops, scusate. C'avevo il fleghettino che si diceva prima acceso. C'era ancora Qt Flush Paint uguale a 1, per adesso lo disabilitiamo. Okay. Questo è un programma, diciamo, che usa una graphics scene. Mostra questi oggetti animati a video, potrebbe essere un salvaschermo, un wallpaper live di Android, quello che volete. Comunque è un'applicazione che gira e, diciamo, se avanza un po' di tempo più tardi è su questa applicazione che facciamo un po' di profiling live. Quello che mi interessa ora è farvi vedere cosa stampa Valgrind, cioè quali informazioni prende il tool Colgrind di Valgrind fatto girare su questa applicazione qui. Quindi, diciamo, vado in modalità Analyze su Qt Creator, switch a Function Profiler, mi accerto che questo sia il progetto attivo e lo lancio. Ops, is in release mode, ok. Ok, allora, vedete che sembra che ci stia mettendo un sacco e in effetti quello che sta succedendo è che l'applicazione sta venendo su, però diciamo non gira senza layer aggiuntivi come quando gira sulla vostra CPU, ma gira su un layer di indirezione aggiuntivo che è l'environment di Valgrind. Quindi vedete che, ora diciamo, questo portatile poi è un po' sfortunato perché è vecchiotto, però diciamo che vedete che soffre, l'applicazione soffre abbastanza durante l'esecuzione. Questo, diciamo, in questo caso non è un male, perché quello che ci interessa è vedere se c'è un collo di bottiglia in questa applicazione e la stiamo strumentando con Valgrind. Quindi tutto sommato ci va anche bene che sia abbastanza non responsiva.
Allora, usando il tool di dump, quello che succede è che l'integrazione di Qt Creator si sta leggendo i dati generati da Valgrind e me li presenta qua sotto in maniera ordinata. Quindi, ad esempio, posso ordinare per costo della singola funzione, includendo anche il costo delle funzioni chiamate. Dicevo, ok. Ok, vedete che, come vi aspettate, il 100% del tempo è speso nel... no, in realtà non è il 100%. Vabbè, sì. Buona parte del tempo è speso nel main, perché chiaramente, diciamo, ci sono gli inizializzatori di sistema che sono nel runtime. Finiti quelli, il controllo passa al main, e chiaramente ci aspettiamo che dentro al main sia speso la maggior parte del tempo. Andando però sotto, si può cominciare a vedere quali sono le parti del programma che richiedono più tempo. Quindi chiaramente ci sarà, vabbè, tutta la storia del application notify, questo diciamo ce l'aspettiamo. Arriviamo alla QGraphicsSyn. Ok. Ok. E vedete che piano piano siamo arrivati a una funzione paint. Questa è una funzione del nostro codice che appare abbastanza in alto nella lista delle funzioni chiamate. Vedete che poi continua molto, molto di questa di questo di questi dati sono chiaramente a funzioni in Qt. Però questo può essere un primo passo per dire del 100% del tempo il 50% lo spendo su una funzione della mia applicazione. Ok, quindi forse quello è il punto da cui iniziare per capire se e dove sto perdendo tempo. Notate che l'applicazione mentre parlavo stava ancora girando sullo sfondo e l'integrazione in Qt Creator mi consente via via di raffinare il dump di informazioni da Valgrind. Quindi può essere un lo faccio con un approccio iterativo, no? Comincio con 20 fotogrammi e faccio il dump. Poi, dopo 5 minuti che ho parlato con voi, rifaccio il dump e mi arrivano dei dati più aggiornati, dove magari, realisticamente, le cose più costose sono salite in cima. Vedete che, infatti... Ecco, vedete che infatti i dati della QGraphicsSyn adesso sono più in alto di prima. C'è questo anche questo QRegion operator più uguale che vedremo tra poco. Ok, diciamo, questo tanto ci torniamo dopo. L'idea... c'è anche questa cosa carina. Visualization, ok, qui non si capisce molto, però questa visualizzazione vi permette di capire chi sono le funzioni chiamate dalla funzione che selezionate qua nel monitor di dell'integrazione Valgrind. E una cosa simile la potete ottenere facendo doppio clic, queste sono cose, poi uno se le guarda. Questo è il chiamante della funzione, quindi update rect ha chiamato questa funzione qua, che secondo me ci mette tanto, e i chiamati da questa funzione sono questa sbraciolata qua. Ok. Vabbè, andiamo avanti, tanto poi ci torniamo. Un altro tool di Valgrind è Massif. Quello che Massif fa è una cosa simile a Colgrind, cioè lavora sempre a livello di guardo le istruzioni del programma, capisco che succede e stampo un report. Con la differenza che Massif analizza le allocazioni e deallocazioni sullo heap. Quindi, diciamo, è utile per trovare, non solo, diciamo, per rilevare che un'applicazione sta leakando memoria, ma anche per identificare dei pattern sull'utilizzo della memoria della vostra applicazione. Esempio, se in fase di inizializzazione vedete un picco di allocazioni, in quella fase secondo voi non dovrebbe fare niente di particolare, poi la memoria torna bruscamente giù, lì probabilmente state allocando memoria per niente e poi viene liberata grazie a, per esempio, grazie al sistema di free automatico delle Qt su parent widget. E magari, diciamo, togliendo quel bug di allocazione di memoria, riuscite a velocizzare la fase di startup. Questo tool non è integrato ancora in Qt Creator. Vi faccio vedere velocemente... la rappresentazione grafica. Mm-hmm.
Ok. Demo. Okay, scusate, magari prima lo devo lanciare. Ok. Ok. Ok, anche in questo caso chiaramente ci mette un po' l'applicazione ci mette un po' a girare perché sta girando su un layer di indirezione. Ed eccolo qua. Ok. Diciamo, questo grafico per questa applicazione ha molto poco senso perché, come vi potete aspettare, l'allocazione di memoria segue abbastanza da vicino quello che succede dentro Qt. Non ci sono grossi lavori a livello di allocazione di memoria dentro questo programma, quindi Non si vede niente di interessante in questo grafico. La cosa da notare è che vedete che i dati sono rilevati su degli snapshot, banalmente appunto perché ci sarebbe a livello di allocazione di memoria, tipicamente quello che vogliamo fare è avere un'idea di dove si è avuto un picco o una valle a livello di allocazioni. Quindi quello che succede è che Massive prende un massimo, credo, di 100 snapshot e via via che l'applicazione prosegue nell'esecuzione droppa quelli meno significativi, ovvero quelli in cui il delta sul successivo e il precedente, secondo lui, non è rilevante. Sugli snapshot è possibile avere un po' di informazioni aggiuntive, ad esempio chi ha allocato quanta memoria. E questo, diciamo, è uno strumento, può essere utile. Allora, chiudo con una serie di segnalazioni su Valgrind. Come abbiamo visto, l'overhead è considerevole. E quindi, diciamo, la vostra applicazione in realtà girerà in maniera diversa di come gira senza strumentazione tramite Valgrind. L'effetto collaterale più probabile è che gli eventi vi si accumuleranno nella coda degli eventi, cioè la vostra applicazione non riuscirà a processarli abbastanza velocemente, e se state debuggando un bug che è causato dal numero di eventi in coda, diciamo che potrebbe non essere lo strumento migliore. Come conseguenza, i timer sparano meno spesso. Altra cosa rilevante, i costi di I/O ovviamente non vengono mostrati, perché lavorando a livello di istruzione, Valgrind non riesce a valutare il costo, ad esempio, di una lettura da fare a livello di fermo l'applicazione, leggo e poi il controllo torna a me. E forse la deficienza più grande, Valgrind, per lo stesso motivo, non ottimizza, cioè cosa tipicamente si trova quando si va a ottimizzare, si fa fare profiling su un'applicazione per ottimizzarla, in un caso specifico. Che, diciamo, è un'applicazione fatta con QGraphics In, che è scritta molto male di proposito, in realtà, e vogliamo vedere quanto tutti questi tool che io vi ho fatto vedere fino ad ora riescono a facilitarci l'individuazione del collo di bottiglia. Allora, la prima cosa che si deve fare quando si va a migliorare la performance di un'applicazione è fissare un goal. Questo tipicamente sembra una sciocchezza, perché uno dice: no, ma io parto a testa bassa, comincio a togliere roba e poi arriverò da qualche parte. Però questo modo si lavora male, perché io tipicamente voglio lavorare su qualcosa di misurabile, cioè voglio avere un obiettivo, questo obiettivo deve essere un numero,
e voglio poter dire sì, ho migliorato di X%, non ho migliorato un po' e poi magari posso fare ancora. Per questo si dice che il goal è una combinazione, è la combinazione di una data performance misurabile e di un environment però, che nel nostro caso potrebbe essere l'applicazione deve girare a 50 frame al secondo, ma non sul tuo computer piuttosto che sul suo. 50 frame al secondo su questo laptop. E quando abbiamo fissato l'environment, che in altri casi può anche essere il file d'ingresso ad esempio, cioè su questo file voglio metterci due secondi in meno per processarlo, che ne so. A questo punto diciamo, fissato questa base, si procede a capire dov'è il problema e come risolverlo. Allora, l'esempio diciamo lo avete visto prima, è questa applicazione qua che mi porto dietro da un po' di tempo. E l'idea appunto, come detto, un cattivo goal potrebbe essere, deve girare il doppio più veloce su tutto l'hardware possibile, e così non si lavora. Un buon goal con il quale è possibile lavorare è che vogliamo 50 frame al secondo oggi su questo laptop qua. Allora, io lancio di nuovo l'applicazione. Ti devo chiedere di reggermi il microfono, perché si è staccato. Eccoci qua. Allora, la misura che stiamo usando sono i fotogrammi al secondo di questa applicazione. Oscilla tra 8, 10, 12, insomma, se vogliamo arrivare a 60 sembra che ci sia un bel po' di lavoro da fare. Allora, visto che abbiamo imparato che esistono dei flag di Qt che in questo ci aiutano, accendiamo il flaghettino Qt Flash Paint, che magari ci può far capire se stiamo perdendo tempo inutilmente nel ridisegno del singolo fotogramma. Notare che questa applicazione, come si è visto prima, è un'applicazione che fondamentalmente a ogni fotogramma ridisegna completamente l'output del video. Ok, cosa si vede a video? Cosa si capisce? Che nonostante l'applicazione di fatto si ridisegni a ogni fotogramma, e quindi diciamo non serva tenere conto del fotogramma precedente, ad esempio per non ridisegnare una parte, ridisegnare solo la parte fondamentale che sta cambiando, il QGraphics In per me sta calcolando questa regione molto complessa, vedete la regione evidenziata in giallo, che è quella diciamo dove le palle, che è quella sorvolata dalle palle. Ora, questo di base è una buona cosa, perché permette ad applicazioni dove il disegno costa molto di ottimizzare, di evitare ridisegni inutili. Però in questo caso io ridisegno comunque tutta la finestra. Quindi mi viene da dire che buona parte del tempo macchina è speso nel calcolare questa complicatissima regione fatta da un'unione di quadrati su quadrati su quadrati, che poi non serve assolutamente a niente, perché io tanto faccio un clear e ridisegno da capo. Ora, non c'è tempo di eseguire Valgrind, ma diciamo, non c'è tempo di eseguire Valgrind, però diciamo, fidatevi, in cima al trace noi avremmo avuto un'operazione più uguale di corrision. Anzi, mi sa che è quella che abbiamo visto prima. Vediamo se abbiamo fortuna e c'è ancora. Sì, eccola qua. Ah, abbiamo avuto fortuna. Corrision operator più uguale, che ripeto, nel nostro caso è assolutamente inutile. Quindi quello che noi possiamo fare, oltre che ringraziare il flaghettino Flash Paint che in questo ci ha aiutato, ok, è informare la QGraphics Scene che non ci interessa calcolare un update parziale della vista. Questo c'è il flag apposta, possiamo dire alla QGraphics In di usare il full viewport, scusate, update mode, con questa riga qua. Ok. A questo punto riavviamo l'applicazione,
Scusate, uso modalità release adesso. Mi sono accorto che ero in debug prima, per usare il flag, ma in realtà mi serve il release. Okay. Ok, no, mi sa che non ha switchato. Più o meno è invariato, forse va un pelo più veloce, ma niente di che. Ok, a questo punto ci torna di nuovo utile Valgrind, perché evidentemente ci abbiamo ancora un po' di lavoro da fare. Quindi torniamo in modalità Analyze, progetto corrente Graphics View Demo, Rebuild, e rilanciamo di nuovo Valgrind. Per la prossima presentazione ci portiamo il portatile più veloce. Ok. Iniziamo a fare un po' di dump e vediamo. Diciamo, ancora c'è poco. Ok, si comincia a vedere qualcosa di interessante. Vedete che qua, in cima alla lista delle funzioni più costose, diciamo, ci aspettiamo che ci siano le funzioni un po' più globali di Qt, ma vedete che una delle funzioni più costose qua sopra è MyGraphicsItem:\Paint. Quindi diciamo, e vedete che è la prima parte, è la prima funzione che non è contenuta nei sorgenti delle Qt. Quindi è una parte di codice che costa molto, è in alto alla lista del profile ed è nel mio codice. Quindi diciamo, è sicuramente un buon candidato. Tre minuti, ok. Facciamo veloce. È sicuramente, dicevo, un buon candidato per essere profilata. Allora, andiamo allora a vedere come funziona questo MyGraphicsItem. Vabbè, diciamo, è un QGraphicsItem, diciamo, abbastanza standard, però nella Paint vedete che fa una cosa molto costosa. Ricordo che la Paint viene chiamata sempre quando dovete disegnare il QGraphicsItem, quindi è un costo vivo nel disegno della scena. Vedete che lui qua si inizializza questa QRegion per disegnare una palla, avete visto che i QGraphicsItem sono a forma di ellipse, prendi rect di questa regione, per poi dire al painter, guarda, disegna tutti i rettangoli che mi rappresentano. Questo viene fatto a ogni fotogramma, e capite bene che questa funzione qui sta calcolando per ogni fotogramma un vettore che fondamentalmente è tutto di valori costanti. Cioè, questi valori che noi disegniamo, che sono i rettangoli che vanno a formare le piccole ellissi che sono le palle rotanti nella graphics view, scusate, possono essere tutti precalcolati. Quindi vediamo un po'. Quello che io faccio per precalcolare questi elementi, in buona sostanza, è spostare il calcolo nel costruttore. Vedete che io qua nel costruttore ora ho la mia QRegion che è uguale a prima, precalcolo i rect, e nella funzione di disegno non faccio altro che chiamare il painter e dirgli, guarda, metti in open, metti color e disegna questi rex che tanto sono sempre gli stessi. Quale esempio abbiamo? Ok, vediamo un po'. E direi che questo ha fatto la differenza.
siamo a 103 fotogrammi al secondo, direi che volendo ci potremmo anche fermare qui. Io faccio solo un cenno degli altri due passi che vi avrei fatto vedere. Sì, sì. Faccio solo un accenno degli altri due passi che vi avrei fatto vedere, che sarebbero stati banalmente. Uno, cercare di scaricare il disegno sul motore OpenGL di Qt. Sapete che Qt ha il QOpenGL Paint Engine, che in pratica vi permette a costo zero di prendere tutte le operazioni di disegno che avreste fatto sulla vostra scena e accelerarle tramite l'implementazione OpenGL della macchina. E anche questo avrebbe dato il suo piccolo contributo. Altro miglioramento che si sarebbe potuto fare è entrare un attimo nel funzionamento intimo della QGraphics Scene e ricordarsi che tutti gli item nella scene sono inseriti in un albero BSP di default. Perché? Perché tipicamente in una graphics scene vogliamo poter rispondere velocemente alla domanda qual è l'oggetto più vicino a dove ho premuto con il mouse. Questo perché è un uso tipico di una graphics scene. Ancora una volta, nel nostro caso di avere un BSP tree per rispondere a query di distanza o query di posizione, anche qui non ce ne importa niente. Quindi questo era chiaramente un passo di debug che comportava l'entrare con la testa su come funziona la graphics scene, però vedevamo che tipo il frame rate a quel punto su questa macchina, ancora una volta, raddoppiava, perché il programma non doveva più fare per ogni spostamento di un item l'aggiornamento di un BSP tree. Questo è quanto. Bene, ringraziamo Lorenzo Mancini.